Siamo qui ai container di Tolentino, dove alloggiano, come sapete, i terremotati, quelli che hanno perso casa un anno fa dopo la terribile tragedia. Siamo qui per festeggiare il Natale, per stare insieme a loro. Io sono il presidente del Rotary Club di Tolentino, attualmente in carica, e abbiamo deciso di stare vicino a loro attraverso un pranzo di Natale. Quindi abbiamo fatto preparare un pranzo che sia per festeggiare Natale, per farci gli auguri, per stargli vicino, perché capiamo che stare qui non è una bella cosa e speriamo che sia solo momentanea. Il Rotary è vicino a queste persone sia in questa occasione che in altre occasioni, perché la nostra associazione è quella che vuole fare le cose e fa la differenza attraverso queste iniziative e altre iniziative. Va un grande ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione comunale a Rotary per questa gran bella iniziativa che oggi 23 dicembre hanno voluto portare qui all'area container di Tolentino. Un momento per poter stare insieme, un momento per poter offrire a tutti gli ospiti di questa struttura un menù diverso e anche un sorriso in più. Colgo l'occasione a nome di tutta l'amministrazione comunale per augurare a tutta la città un sereno Natale. Quest'anno è il secondo in realtà dopo il sisma, sicuramente si respira un'aria diversa rispetto allo scorso anno, ma comunque è inutile girarci intorno, è ancora molto, molto difficile. Confidiamo in un 2018 che sia all'altezza di tutte le nostre aspettative. L'amministrazione comunale sta facendo un gran lavoro anche per cercare di poter portare una risposta chiara e concreta a tutta la cittadinanza che giustamente chiede una casa. Il grazie va anche a tutte le persone che ci sono state vicine in questo anno, persone da ogni regione d'Italia e anche all'estero che comunque hanno dimostrato vicinanza sia economica sia fraterna alla città per tutte le nostre richieste e per tutte le nostre emergenze. Questo è un segnale importante che dà all'amministrazione linfa nuova e tanta voglia di ripartire, quindi i migliori auguri per un sereno Natale e un 2018 che sia l'anno della rinascita. Grazie. Alla vigilia di questo Natale siamo qui al container di Tolentino insieme a tutte le persone che purtroppo hanno perso la casa dal 30 ottobre scorso e quindi ringraziamo il Rotary Club di Tolentino con il presidente Stefano Gobbi che ha voluto fortemente oggi che si realizzasse questo pranzo qui insieme a tutti loro. Quindi siamo qui vicino a loro e ringraziando tutte le persone che in questo anno, in un anno e mezzo, ci hanno dato una mano, ci hanno dato un supporto. Auguro a tutte le persone che sono qui e a tutti i tolentinati che sia un Natale spensierato, un Natale che faccia sì che le persone possano vivere insieme alle proprie famiglie un momento di spensieratezza, di serenità e di pace, perché ne abbiamo bisogno tutti quanti, e sperando che, e auguro anche loro, che sia un 2018 che si parta con una rinascita. Cari cittadini, siamo qui oggi il 23 di dicembre nei container, nei moduli, insieme alla gente che è qui e che teniamo nel nostro cuore ogni giorno. Da quando si sono insediati qui queste famiglie con i bambini, gente che il terremoto ha ferito profondamente e che ha delle grandi difficoltà per vivere la giornata, per avere, come tutti gli esseri umani, diritto ad avere le cose essenziali, non quelle superflue, ma quelle essenziali, dopo la tragedia anche del sisma. Ecco, noi ogni giorno pensiamo a loro, ma li pensiamo non per dar loro un'altra struttura come questa, fatta di tecnologia, sì, ma di temporaneità. Noi stiamo lavorando per dare loro delle case vere, quindi a posto delle SAE, e gliel'abbiamo detto di aspettare un po' di più, degli appartamenti. Già 31 li abbiamo assegnati, continuiamo su questa strada perché sappiamo cosa serve loro e loro sanno cosa noi stiamo facendo. Quindi in questo clima di Santo Natale che si sta avvicinando, abbiamo con il Rotary oggi voluto essere qui per questa iniziativa lodevole, proprio con i bambini, con le famiglie. Ci siamo abbracciati con grande sentimento con tutti loro e con questo Natale e per questo Natale costruiremo qualcosa di veramente importante nei prossimi giorni
e che il 2018 sia un anno vero di ricostruzione, non solo a livello di muratura, di appartamenti, di ricostruzione di ciò che il sisma ha danneggiato, ma anche e soprattutto nei rapporti umani, che sono importantissimi e valgono molto di più di tutto il resto.